Un buon amministratore, quando realizza progetti, deve essere presente e visionare i lavori che vengono eseguiti. Piazzale Bonci, lasciato in quelle condizioni, è la testimonianza che non c'è stato un amministratore a controllare le operazioni. Sono le parole del segretario dell'UDC di Fano, Stefano Pollegioni, che oggi solleva la questione sullo stato del quartiere San Lazzaro di Fano, lasciato abbandonato a se stesso. Siamo in Viale Mariotti è stata interessata dal progetto Famose, che riguarda il percorso in sicurezza scuola casa, e purtroppo dopo questo restyling e questa opera terminata a settembre vediamo che Piazzale Bonci è stata abbandonata, è inguardabile, non è stato rimesso in restyling, diciamo, e quindi non è una bella cosa da vedere. I cittadini si lamentano, quindi chiedo all'amministrazione cosa intendono fare, perché ad oggi, da settembre, non si è sentito più nessuno. Hanno concluso le opere, lo hanno dichiarato ed hanno abbandonato tutto il resto. Ma sono anche altri i temi che lo stesso segretario dell'UDC ha sollevato. Perché se il progetto Famose riguarda la messa in sicurezza di chi va a scuola, noi qui vicino abbiamo l'asilo e l'uscita dell'asilo non c'è l'attraversamento pedonale che collega questo percorso. Tra l'altro hanno fatto un attraversamento pedonale verso Piazzale Bonci che non capiamo, perché c'è una vera e propria barriera architettonica e noi sappiamo benissimo che oltre ai percorsi, gli attraversamenti pedonali devono essere a norma anche per chi è nella disabilità, quindi io mi domando anche qui con che criterio è stata fatta questa opera. Un altro tema che lei ha sottolineato è quello delle asfaltature. Questo è un altro tema molto dolente. Io non riesco a capacitarmi con che criterio questa amministrazione prevede le asfaltature nelle vie. Noi qui abbiamo via Vittorio Veneto che passa davanti l'ospedale praticamente fino alla statale, ma gira anche per via Giulini e via Lelli, che è una percorrenza delle ambulanze spesso in emergenza verso il pronto soccorso e l'ospedale, che sono strade disconnesse ormai da qualche anno, impercorribili anche per chi va in bicicletta.